Grazie. Raven, perfetto guadagnato. Mamma mia. Questo è il nido. Quindi è qui che nascono tutti i Naitiba. Anche se sembra tutto così naturale. Ma quindi è così dunque che nasce la vita reale. Non c'è l'antico alla fine di questa strada? Ok, direi che non dobbiamo uccidere nessuno. Qui c'è troppo silenzio, ma riesce a darmi serenità. L'antico deve già sapere che siamo qui. Ci sta osservando, ma da dove è questo muso? Non vedo nessuna Naitiba sulla strada. Qualcuno sembra voler mantenere questo posto tranquillo. Ennesimo salvataggio. Attiva sto accampamento. Quindi c'è un campo anche nel nido. L'avrà allestito Raven. Sospetto non lo usi da quando ha incontrato l'antico ed è cambiata. Meno male, funziona. Sì. Ho anche la sensazione che sia il nostro ultimo campo. Sì. È così. È l'ultimo boss, si spera. Una fatica, mamma mia, per finire questo gioco. Mio primo Souls like, c'è anche l'ultimo, non lo so. Dove devo andare? Scusate, oggetto, quale oggetto? Non c'è nessun oggetto. Ah sì, questo sì, mi serve, questo mi serve. Ok, vabbè, non c'è nulla, vero? Mi confermi che non c'è nulla? No, ovviamente no. Però c'è il pallino verde. Non ci possono domani. Ora la vedo. La fine del mio viaggio. Eccolo qua. Eve, ti aspettavo. Come pensavo. Eri tu. Adam! Adam, perché sei qui?
Lo so che sei delusa, Eve. E mi dispiace. Tutto quello che è accaduto fino ad ora e anche prima è iniziato con me. Io sono l'origine. Adam, o preferisci che ti chiami Antico? Che cosa stai tramando? Tu hai finto di salvarmi. Hai finto di contribuire alla missione. E tutto con il pretesto di aiutare Zion. Che cosa vuoi davvero? Voglio l'espiazione. Voglio il perdono. Voglio la salvezza. Devi sapere che tutto ciò che ho fatto, l'ho fatto con sincerità. Basta con queste assurdità! Le mie compagne, gli abitanti di Zion che si fidavano di te! Dimmi perché loro sono morti! Eve, tu... tu hai il diritto di essere arrabbiata, lo capisco bene. Naitib Antico, tu... Ti prego, ascoltami, Eve. Mi spiace per ciò che è successo tra te e Raven. Dopotutto, aveva le sue ragioni. In questo era molto simile a Orkal. Come hai scoperto, siete stati creati dagli umani sopravvissuti per agire e apparire come loro. E noi siamo solo dei mostri. Fin dall'inizio abbiamo faticato a convivere. Era naturale. Perché noi Naitiba eravamo deboli. Non abbastanza maturi da accettare la vostra specie. Questa ottusità è finita in tragedia. Alla fine, per sopravvivere, rinunciammo alla nostra umanità. Poi ci avete lanciati nello spazio! La Terra è troppo piccola per ospitare entrambe le specie. Comunque, anche se tutti i Naitiba sparissero, la vostra specie non potrà succedere alla razza umana. In fondo, siete stati creati interamente dal nulla, senza traccia di DNA umano. E tu cosa vorresti fare? Hai deciso di porre fine a questo orribile massacro? Sì. Sto facendo ricerche da decenni per trovare un modo. Affinché noi tutti possiamo diventare gli eredi della razza umana. Un Andro Eidos con il più avanzato ipercorpo armonico mai visto prima. E il Naitiba perfetto che non si è abbandonato ai suoi istinti ostili. Questi sono i due ingredienti necessari. Intendi? Sì. Tu ed io. Adamo ed Eva. Siamo ciò che serve. Eve, ti offro un ultimo accordo. Uniamoci insieme. In un solo essere. Famoso. Una sola evoluta specie umana. Se noi ci fondiamo, possiamo davvero diventare il seme di una nuova razza umana. È una follia! Beh, famo sesso proprio non diciamo... ha senso stare ad ascoltarlo, Eve! Di questo passo, la sfera madre farà la stessa cosa di continuo. Non mi stupirei se arrivasse a distruggere la colonia e quindi la Terra. Sicuramente, guarda. Lo sai anche tu. Fermarla sarà impossibile. Questo non sarà il destino degli umani. Ma non abbiamo prova che questa fusione sia la cosa giusta da fare. Sicuramente, soprattutto però. Considerando quello che hai fatto. Hai ragione, Lily. Tuttavia, il mio desiderio di salvare i nuovi umani e quelli sopravvissuti era... è... sincero.
per quanto possa essere incredibile. Lily, prendi. Ma questa è... Questa è l'ultima ipercella che serve a Zion. Zion può salvarsi, qualunque cosa Eve scelga. Ti sarei davvero grato se lo facessi per me. Eve, la tua missione è eliminare me. Se ti fonderai con me, il Naitiba antico per come lo conosci non esisterà più. Mai più. Quale modo migliore per compiere la missione? Infatti lui comunque... Eve, si vuole sacrificare. Prendi la mia mano. Ucciderlo non è un'opzione valida. E salveremo non tutti. A questo punto. E a noi la scelta. La scelta che poi ovviamente significa due finali. E noi gli diamo la mano. Lo scopo della nostra esistenza è di eliminare il Naitiba antico e salvare l'umanità. Naitiba o Andro Eidos è forse uno più umano dell'altro. Se un'intera specie viene spazzata via affinché l'altra sopravviva, possiamo davvero chiamarla salvezza? Ma... Se c'è un modo per salvarle entrambe, voglio seguire quella strada, fino alla fine. Voglio solo questo. Sì, anche io. Siamo lo specchio dell'altro. La tua scelta forse non porterà pace e stabilità da subito, ma... La nostra unione getterà le basi per un futuro in pace. Ora. Sì. Ci siamo trasformati. Le zampe Eve. Sono bruttine, però. Peccato. Sei Eve? Sì. Beh, è difficile descriverlo, ma... Lily, io sono la Eve che ricordi. Avevo paura che saresti diventata una sconosciuta. Lily. No, vabbè. Non è riuscito a uscire. Connessione alla colonia completata. Invio protocollo. Non è riuscito a uscire. Quindi è finita. Niente, non abbiamo sbloccato l'obiettivo. Modalità. Doveva riuscire a uscire, non è uscita. E quindi niente. Dobbiamo ucciderla. Vabbè. Peccato, peccato.
Controlla solo lontana. La tuta si sta muovendo da sola. Sì, non... Sarà dovuto alla scomparsa dell'antico. È un ordine di combattimento inviato dalla colonia. Peccato. Aspetta! Non c'è modo purtroppo adesso. Era facile sconfiggerlo perché è fortissimo sto mech. Mamma mia. Non ce lo sapevo che finiva così male. Sbloccato il finale, quello buono. Sì, grande, non immaginavo. Il gioco mi ha graziato perché non riuscivo a finirlo. Incredibile. Billy, grazie. Nasconditi. Non stavo neanche registrando perché ci avevo tolto la speranza. Ho tolto la speranza di poterlo fare. Lo sto così. Ci sono un paio di attacchi che non si possono parare. È molto molto difficile. Aia, forse. Adesso niente ci potrà fermare. No, non dirmi che devo continuare. No, vabbè, ho capito, però. Grazie. Non do ogni aspettativa. Bene. Eve. Ups. Temevo mi lasciassi sola.
Lo sbloccato è il finale più bello. Devo abituarmi. Sono contenti, contentissimo. Però prima o poi mi abituerò, no? Sì, Lily. Ne sono sicura. Oggi sono successe troppe cose. Eh sì. Decisamente, guarda. Sì. E molto altro ci attende. Torniamo al tetrapode. Una notte stellata. Stelle lucenti brillano, riflesse sui satelliti. La madre, la madre. Prevedere il futuro è come cercare di trovare una singola stella nel cielo infinito. Io osservo il futuro dell'umanità, benché non sappia se mi accetterà oppure no. Ma, per il bene del padre, rifiuto di arrendermi. Colui che mi ha dato la vita, istruita, colui che non c'è più. Sì, devo confermare se tu sia o meno quel futuro. Sfera, madre. È un piacere. Eve e Lily. Avete più che soddisfatto le mie aspettative. Ecco, questo... La decisione finale è stata un po' deludente, sì. Ma grazie. Ma di cosa... Di cosa stai parlando? Questo conclude il protocollo Eve. Ah, vabbè. Ma pareva strano. Allora, addio. Aspetta! Abbiamo delle domande! Indietro. L'ultima battaglia sta per cominciare. Fatto, sono tutti cloni. Quindi questo è il tuo piano? Allora farò volentieri la mia parte. Adesso venite, miei compagni. Grande, grande. Siamo imbattibili.
le facciamo fuori tutte. Dai, hanno fatto quasi tutte, vabbè. Ecco, questo è il vero finale. Cioè, l'unica sequenza, diciamo, dove Tilly va ad alimentare Zion. Quindi solo sì. Qui. Diversamente poi magari l'avrebbe fatto lei. Però lei insomma è quell'esperta della di tecnologia, per cui ed era questo il finale vero di Stellar Blade. Ma che figo sarebbe se potessimo continuare a giocare così? Credo di no, comunque. Il loro viaggio continua. E quindi, ragazzi, cioè, ci sarà un seguito, ce lo stanno dicendo. Vediamo come abbiamo sbloccato alla fine. Sbloccata la modalità difficile. Sì, sti cavoli. Avvia una nuova partita per ricevere il vestito di Raven. Ok. Sbloccato. Ok. 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 Grande? Grande, grande, grande. Quindi abbiamo, vedete, nuova partita plus. Però poi i dati salvati dalla precedente partita verranno conservati, ragazzi. Ok. Va bene. Come sempre, un saluto a tutti. Dai, dai. Trasmissione dei dettagli finali. A partire da adesso la settima unità aerea sterminerà i Nightiba Alpha che occupano il distretto 3. Il loro obiettivo è la cattura o l'eliminazione del Nightiba Antico.